La notte scese sui tetti e sulle strade. Il buio si insinuò nei vicoli. Il rumore dei passi sulla pietra trasmetteva un non so che di conosciuto ed al contempo misterioso, inquietante. Alcuni bagliori uscivano dalle finestre e tutto a un tratto sparivano per ricomparire più avanti. Altre case, altre persone, altri discorsi e fuori silenzio. Non era il caos, piuttosto spaesamento. La via davanti sempre rettilinea, inconfondibile, dalla chiesa alla piazza, dalle piazze al fiume. Muri, portoni, cancelli sprangati, alberi, radici. Ma la percezione di un'assenza era più forte di tutte quelle certezze. La domanda "che cos'è che manca?" non riusciva ad avere una risposta. Ad un tratto un fruscio, qualcosa di orribile, un'entità fatta di pietra, ma estremamente flessibile, proveniente dalla fonte, avvolge il campanile della chiesa parrocchiale, se ne impossessa, sfonda una parte della copertura del mercato per uscirne dopo pochi secondi dal portone principale, si contorce e si dimena, assumendo forme affascinanti, il suo colore inizia ad assumere strane sfumature, a mutare d'aspetto. Entra in un tombino fognario e, riaffiorando da un secondo, inizia ad ingurgitare tutto ciò che incontra nel suo cammino: cestini, lampioni, panchine, piccole fontane. E, dominato da un'inspiegabile reazione, alcune parti del suo corpo assumono la forma di quegli oggetti, ma non è più la stessa, ora è uniforme, armoniosa. Giunto all'altezza delle due piazze, trova davanti a sé un cancello chiuso ed un muro alto. Li osserva e, voltandosi alla sua sinistra, una distesa di luce, l'attesa impregnata d'ansia e di terrore. Inarcandosi con forza sfonda il cancello e striscia, striscia, mangia pietre, terra, muri, spiana tutto ciò che gli sta intorno, sinuosamente va ad occupare l'intera area. Diviene quasi un letto in cui il suo corpo si avvolge per trovare riposo, in parte riscaldato da una coperta di terra, ed in parte in superficie resta immobile alcune ore, quasi a contemplare il suo operato. Il ritmo del suo respiro scandisce il tempo e la sua pelle, sotto la luna, crea meravigliosi riflessi. Ma dalle piazze inizia già a sentirsi l'odore dell'acqua e lui la sente, deve raggiungerla. Prosegue il suo cammino discendendo lungo la via, sino al grande spiazzo. Affonda nuovamente la testa nel terreno e la trova. Beve e beve ancora. Dal suo corpo iniziano a spuntare nuovi piccoli corpi, delle radici o forse dei rami, che si diffondono per la campagna circostante, fino ad arrivare al monte, ai colli, tante piccole strade. Ora c'è un nuovo ordine, una strana armonia. La sua entità è pietra, ferro, acqua, terra, prato, colore.